Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Anche oggi parleremo di The Boys. Perché ne parliamo due volte? Perché l'altra volta il mio video non era una recensione vera e propria, era un'analisi, se vogliamo, una riflessione di quello che la serie TV mi aveva trasmesso. Quindi ho parlato di argomenti che possono essere condivisibili, come possono non essere condivisibili, ma chi se ne fotte, cioè non è che mi interessa che la pensiate come me, però ci tenevo a dirli. In questo video parlerò invece prettamente dei personaggi con i superpoteri, dei supereroi, eroi, se fa per dire. E vorrei fare delle assonanze, delle equivalenze con i supereroi che noi conosciamo meglio, cioè quelli della Marvel, quelli della DC, a cui palesemente si ispirano i supereroi di The Boys. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che vi stanno simpatiche o anche no, che me frega. E se fate uso di piattaforme streaming come Amazon Prime Video o anche Netflix, vi consiglio di andare qui sotto nella descrizione, no, non dove c'ho il pisello, sotto il video nella descrizione c'è un link, ci sono diversi link, ce n'è uno che si chiama Together Price, è una piattaforma, è un portafoglio virtuale che vi permette di conoscere gente come voi che vuole condividere il proprio account di Netflix, di Spotify e pagare tutti insieme un pochino meno. Passiamo al succo del discorso. Allora, cominciamo con il Patriota, il supereroe più emblematico di The Boys, anche perché rappresenta il supereroe più emblematico per eccellenza, ovvero Superman. Ha un tratto peculiare, tipico, di Captain America, che è il patriottismo, anche se non è il patriottismo di Captain America, non è quel patriottismo bello che si ribella all'atto di registrazione, che va contro la Civil War perché va contro la libertà personale dell'individuo, che è un altro concetto americano molto alto. Questo è un patriottismo un po' più becero, un patriottismo un po' più redneck, un patriottismo un po' più repubblicano spinto, un po' più alla Trump, se vogliamo, in cui c'è Dio, c'è la patria, in cui gli Stati Uniti sono i migliori, in cui si va a portare giustizia all'estero. Ha questo tipico patriottismo, appunto, molto quadrato, molto, totalitario, molto fanatico, di come appunto ho parlato anche nell'altro video. Quindi è un po' un aspetto brutto del patriottismo americano, quindi non ha molto a che fare col patriottismo di Capitan America. E per tutto il resto, per i poteri e per la fisicità, è Superman fondamentalmente, questa bella calzamaglia blu, questi stivalotti rossi, questo mantello che nella serie TV è la bandiera americana, nel fumetto credo abbia degli spallotti a stelle e strisce, e ha il potere di volare, ha la super forza. Soprattutto ha i raggi laser dagli occhi, soprattutto perché a differenza di Superman ne fa un uso davvero violento di questo superpotere, ci fa anche capire quanto Superman si trattenga, quanto Superman sia umano rispetto al patriota, perché Superman si abbassa, tra virgolette, alla gente che gli sta intorno, interagisce con la gente che gli sta intorno, perché vuole proteggerla, perché ci tiene la gente, perché è stato cresciuto dai Kent, rappresenta, è anche un po' la metafora del salvatore, Superman, è un po' la metafora del Dio sceso tra gli uomini, che si è fatto uomo e si mette alla pari degli uomini. Ok? Mentre il patriota no, innanzitutto il patriota non è stato proprio cresciuto da una famiglia, ci fanno vedere come sia stato cresciuto in laboratorio e quindi ha cova questo rancore, è il più malato di tutti i sette, ok? È quello più deviato, perché è quello che è convinto di essere nel giusto, che è la cosa più pericolosa che ci possa essere. Gli altri forse pensano di essere zozzi, ma continuano a farlo. Questo no, questo va per la sua strada perché lui è il patriota e fa un po' il cazzo che vuole, come dice lui stesso. Con i suoi occhi laser divide in due le persone, divide in due i nemici, stira
strappa il cuore da dei poveri malcapitati con la pistola, che per lui sono mosche, sono formiche, è pericolosissimo. Per chi non lo sapesse, Superman può diventare, se vogliamo, cattivo, se vogliamo senza inibizioni, con la criptonite rossa. E il Train, che è il supereroe veloce per eccellenza, che fa avviare il plot narrativo, perché è colui che per sbaglio uccide la ragazza del protagonista, del piccolo Huey, uccide trapassandola con la sua velocità. Sappiamo anche che, a differenza di Flash, non è abbastanza veloce da rendersi intangibile, da vibrare, far vibrare le sue molecole e passare attraverso gli oggetti solidi. O magari ne è capace, ma in quel momento lì non lo stava facendo. Fatto sta che uccide una persona. È subito fatto il paragone con Flash, perché è il velocista più famoso, anche se questo A-Train è vestito di blu, quindi può ricordarci di più Quicksilver, che nei fumetti è vestito di blu. E anche in The Boys questo A-Train ha un antagonista, ha un velocista rivale che è vestito di rosso, tra l'altro, come Flash. C'è questa rivalità tra velocisti, così come c'è come in Flash c'è l'anti-Flash, c'è Zoom, c'è chi più ne ha più ne metta. E questa rivalità è stata sviluppata anche per far vedere un aspetto ancora orrendo dell'umanità, che è il doping. Non ne ho parlato nell'altro video perché era già pesante di suo. Fanno vedere come questo supereroe, per continuare ad essere il numero uno, perché se non fosse il numero uno sfigurerebbe, non sarebbe più nei sette, che è questa multinazionale che controlla i supereroi, pur di non perdere fa uso di doping, di un doping da supereroe. Questo doping, poi ne parliamo, serve anche per un'altra cosa. Subito dopo viene spontaneo il paragone tra The Deep e Aquaman. C'è anche una controparte marvelliana, che è Namor, che non è stato ancora portato sul grande schermo, che è un atlantideo, così come anche Aquaman è un mezzo atlantideo. È più chiaro il paragone con Aquaman, anche perché la divisa è praticamente uguale a quella di Aquaman, ha i poteri di Aquaman, ovvero quello di parlare con gli animali acquatici, con i delfini, con i pesci, ha delle vere e proprie branchie però, quindi anche qui c'è un paragone molto simile agli X-Men, perché ha dei poteri che però lo rendono anche diverso fisicamente. Infatti in tutta la serie non gli piace tanto spogliare la giacchetta, perché ha delle branchie enormi. Con questo potere appunto può respirare sott'acqua. E da Aquaman ha anche preso un'altra cosa, ovvero lo stereotipo del supereroe sfigato. Prima che Jason Momoa riportasse in auge il personaggio, c'era questa diceria che Aquaman avesse dei superpoteri relativamente inutili, perché sulla terraferma chiaramente non aveva poi questi grandi poteri. E tutti questi stereotipi sono spalmati un po' nella serie. Parliamo anche ovviamente di Queen Maeve, che altri non è che Wonder Woman, si vede palesemente. Dopodiché c'è Black Noir, che a me piace un casino come personaggio, perché non solo è tutto nero, non vedi il volto, non vedi nulla, ma non parla neanche mai. Mi viene da associarlo in un certo senso a Batman, come mistero che aleggia attorno a lui, però Batman innanzitutto parla. E poi ha un peso un po' diverso nella Justice League. Mentre questo Black Noir semplicemente è quasi come... è più un ninja, è misterioso, ma si vede che va molto per i fatti suoi. Io che non ho letto il fumetto, vedere Black Noir non ho letto ancora, ma lo leggerò presto perché l'ho ordinato su Amazon. Infatti vi metto il link qui sotto. Vedere questo Black Noir fare poco o nulla, mi veniva quasi da pensare che ci fosse un infiltrato nei sette. Poi però l'ho visto in azione contro la femmina della specie, ho visto che è una macchina da guerra letalissima, allora ho detto no, ok. Poi c'è stata la scena fantastica del pianoforte, quindi ha avuto anche un suo relief comico in una puntata, però presumo che nel fumetto abbia un ruolo di un certo tipo e quindi l'abbiano messo dentro, perché se no buttarlo lì così non me lo spiego molto. Dopodiché c'è l'uomo invisibile, cioè scusate, c'è
Translucent, che è chiaro riferimento all'uomo invisibile, che però ha dei poteri, quindi è impenetrabile quando è nella sua forma invisibile, o forse è impenetrabile sempre, tant'è che per penetrarlo gli mettono l'esplosivo dentro, che poi non so se, vabbè, fatto sta che lui non gli puoi fare nulla, ma all'interno sì, cioè lui solo la pelle ad impenetrabile. Mi viene in mente questo potere, ce l'ha anche Luke Cage, che nella prima stagione di Jessica Jones ha avuto un trauma alla testa e l'infermiera, per potergli drenare, credo, l'ematoma, ha dovuto fargli un'iniezione dall'occhio, perché la sua pelle è impenetrabile. The Boys è una critica al Marvel Cinematic Universe, ma i sette, la rosa dei sette della Vought, si ispira più palesemente alla Justice League. Un'ultima cosa, ho detto che avrei parlato di quel doping di cui faceva uso A-Train, che appunto sarebbe tipo Flash. In questa serie noi non sappiamo perché ci sono i supereroi ce li sbattono in faccia, ok? Così come The Deep ha sbattuto in faccia a Starlight il suo benvenuto nei sette. Ce li sbattono in faccia fino a metà serie, noi non sappiamo perché ci sono, semplicemente ci sono, però da una serie così ce lo possiamo anche aspettare perché sono un pretesto narrativo per spiegarci una certa realtà. Però da metà serie in poi, da metà stagione in poi, ci dicono perché ci sono i supereroi. Innanzitutto per il mondo. I supereroi, i super di The Boys, sono nati così, come dono di Dio, seriamente, guardate la serie, come dono di Dio hanno i poteri. Infatti c'è anche una certa cerchia religiosa che li considera appunto toccati dal Signore in persona. Su questo ovviamente la Vought ci marcia moltissimo, c'è un parallelismo su questo, anche nella Marvel, nei fumetti degli X-Men, gli X-Men e i mutanti hanno questi poteri nativi, in realtà non proprio nativi perché li sviluppano con l'adolescenza, perché gli X-Men sono una metafora su come ci si sente inadeguati nel periodo dell'adolescenza, ok? Nell'età dello sviluppo nel nostro mondo ci spuntano i peli sul pube e i brufoli, mentre nel mondo Marvel, se hai il gene X, ti spuntano i poteri. Poteri che sono anche bruttini a volte, come appunto possono essere le branchie di The Deep. Quindi c'è questo parallelismo, però mentre in The Boys questi super sono adorati come dono dal Signore, gli X-Men, che appunto li sviluppano nell'adolescenza perché hanno questo gene X mutante alla nascita, gli X-Men che nascono con i superpoteri, in un certo senso, vengono però detestati da un certo fanatismo religioso che li denigra come nel mondo di oggi si denigrano gli omosessuali. Si vedono sia nei film degli X-Men, nei primi tre, quando c'è la cura, sia nei fumetti, protestanti, cioè non protestanti, gente che protesta con i cartelli con scritto Dio odia i mutanti, Dio non ha creato i mutanti, così come si vede in America molti fanatici che scrivono Dio non ha creato i gay, Dio odia i gay, queste cose qua. C'è questo parallelismo fondamentalmente. L'umanità crede che siano stati mandati da Dio in persona e a parte, credo, il patriota, anche gli stessi super lo credono, tipo Starlight, che è dentro tantissimo, perché vediamo in Starlight una metafora del voler arrivare a questo, come si dice, a questa rosa dei sette, così, o meglio, vediamo la madre di Starlight che vuole che la figlia, che ha questo dono che la madre non ha, vuole a tutti i costi farla arrivare, così. Vediamo proprio la metafora americana della madre che appunto proietta i suoi sogni di gloria nella figlia e gli fa fare concorsi di bellezza o concorsi di attrice, concorsi di modella che la figlia stessa non vuole fare, non ci crede quanto la madre. L'abbiamo visto anche in Jessica Jones con la sorellastra.
di Jessica Jones e la madre adottiva di Jessica Jones. Ma qui questo discorso è portato al massimo, perché i supereroi sono un vero e proprio concetto di persona famosa, persona idolatrata, di influencer, se vogliamo, perché c'è anche questa critica, diciamo, a questa società fatta tutta di like e di followers. Scusate la digressione, dicevo, in realtà, a parte il patriota, anche gli stessi super come Starlight credono di essere nati così con i superpoteri. In realtà i poteri ce li hanno perché la Vogue stessa va dai neonati a iniettare questo vaccino, che in realtà è lo stesso doping che usa A-Train per migliorare i propri poteri. Con questo coso, questo fluido, danno i poteri alle persone ancora quando sono bambine, perché spiegano poi nella serie che è pericoloso e rischioso darli alle persone adulte. Tant'è che quando, non spoiler, quando si parla di qualcuno che ha fatto un tentativo, molte persone sono, sulla quantità, molte sono morte. Ok? È una cosa che viene detta così per spiegare perché lo danno ai bambini. Non è importante nella trama, però lo spiegano. La Vought, che comanda i supereroi, a me ha ricordato tantissimo come parallelismo il famoso atto di registrazione, non tanto quello di Civil War dei fumetti, che lì è proprio è una vera e propria schedatura, è proprio per schedare i superumani. Io mi riferisco proprio all'atto di registrazione della Civil War di Capitan America, del film, dove appunto gli Avengers firmavano gli accordi di Sokovia per sottostare al volere del governo americano, fondamentalmente. Bene, con questo è tutto. Ho fatto il video un po' a braccio, quindi mi scuso se mi sono ripetuto in alcune cose, non che di solito non lo faccia, però vabbè. Se vi è piaciuto il video, ve l'ho già detto all'inizio, quindi non sto a ripetervelo. Voi continuate ad amarvi 3000 e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!